È sulla strada della santità il cardinale argentino più famoso della curia romana prima di Papa Bergoglio. Si è chiusa a Roma la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Edoardo Pironio, nato nel 1920 nel paese alla fine del mondo da una famiglia di migranti friulani. Paolo VI lo chiamò in Vaticano per guidare i religiosi nel dopo concilio, gli anni in cui la Chiesa dell'America Latina, di cui Pironio era stato a capo come presidente dei vescovi, aveva maturato l'opzione preferenziale per i poveri. Una scelta non solo teorica, come racconta Monsignor Fernando Verghez, per 23 anni segretario personale di Pironio. La sua opzione per i poveri era un'opzione che non si limitava alla povertà, diciamo, materiale, ma se era prima, come diceva, mi ricordo la frase che è del Vangelo, prima le predicò il regno e dopo le diede i pani. Allora lui iva alla radice del male. Perché esiste la miseria? Perché esiste la malvagità umana? Allora andava là. E questo però non poteva limitarsi a una cosa, diciamo, semplicemente empirica, ma doveva farlo realtà. E lo faceva in realtà nel tratto con i poveri. Salve Regina, Madre Misericordiae. Noi crociavamo tutti i giorni Piazza San Pietro per andare dal Santo Ufficio dove abitava per la congregazione per i religiosi. Tutti i poveri che trovava, che venivano, lui gli dava qualcosa, però almeno si fermava, li salutava, li diceva. Mi ricordo un vecchietto che faceva un po' il custode delle macchine, del parcheggiatore. Oh, Eminenza, lei sempre mi saluta, gli altri mi ignorano e così, no? Mi ricordo che quando, dopo il conclave dove è stato eletto Papa Luciani, questo vecchietto l'ha detto, Eminenza, io lo credevo che lei sarebbe salito là. E lui ridendo mi ha detto, ma vedi, tutti i miei voti sono rimasti fuori conclave. In seguito, Giovanni Paolo II affidò al cardinale Pironio i laici, e in particolare i giovani, che incontrò con entusiasmo paterno a migliaia durante le giornate mondiali della gioventù, fino a quella di Parigi del 1997, cui non poté partecipare perché già impedito dalla malattia che lo avrebbe portato alla morte l'anno successivo. Quando l'ha passato da prefetto dei religiosi a presidente del Consiglio per i laici, alcuni l'hanno visto come una diminuzione, come che non fossero d'accordo, come il Papa volesse. Il Papa in un pranzo le ha detto chiaramente davanti ai collaboratori del Cardinale, Eminenza, io non l'ho passato a classe B. Io ho visto che ai laici c'era bisogno di un pastore che infondesse un po' di vita ai laici e per quello l'ho nominato. E le ha detto, si ricordi, Eminenza, che le consegno nelle sue mani la parte più numerosa e più sana della Chiesa. Il Papa le ha chiesto, non si limiti ai movimenti, vada al laico normale che sta nella strada, quello che io voglio che vada e le anime alla sua vita cristiana. Ricordare Pironio, l'amico di Dio, ha detto durante una commemorazione nel 2002 l'allora cardinale Jorge Mario Bergoglio, fa sentire nostalgia di non poter più contare qui sulla terra, su quell'amico degli uomini e per tutti gli uomini. Ma è anche commemorare colui che lasciò alla Chiesa di Gesù Cristo il cammino dell'amicizia come mezzo per andare sicuri verso Dio con i fratelli. E non sfuggono le somiglianze nella visione di Chiesa tra i due pastori. È vero che molte cose che io vedo nel Papa Francesco l'ho vissuto anche col Cardinal Pironio come dico, visione di Chiesa, visione pastorale, visione per esempio dei poveri, di aiutare i poveri, per esempio una cosa, a nessun povero che se l'avvicinava al Cardinale lo lasciava senza niente. Nel suo testamento spirituale, dove ricorre per 13 volte la parola magnifica, il cardinale Pironio ha scritto: «Ho voluto essere padre, fratello e amico dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose di tutto il popolo di Dio». Il volto sorridente del cardinale argentino, che aveva sempre tempo per tutti, è forse il ricordo più vivo nella memoria di chi ha incrociato in terra il suo cammino verso la santità. La porta sua sempre era aperta, chi voleva parlare con lui lo riceveva,
cercava di ascoltarlo, una capacità di dialogo e di, dopo di aiuto, anche se fisicamente non poteva, aiuto d'animo, dargli coraggio. Tanta gente usciva da lui piangendo, ringraziandole perché avevano avuto il conforto. Mai ha osservato rancore con nessuno. Ha perdonato sempre, anche chi sapeva che le faceva del male, che lo calunniava, lui sempre ha aperto le mani.